Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Grazie di essere tanti e anche per la colazione di Pasqua, per essere stati qua. Grazie di venire a celebrare con noi, che siate che facciate parte di questa chiesa, o che siate amici, o che siate conoscenti, o parti di altre chiese. È veramente una cosa emozionante predicare il giorno di Pasqua davanti a così tante persone. Il problema è che siamo stati tutti quanti di corsa oggi, vero? Corriamo in continuazione. Non so se capita a voi, a quello che capita a me, ma i giorni di festa nella mia famiglia sono una corsa continua. Ci alziamo presto la mattina, cominciamo a correre, abbiamo corso la sera, abbiamo corso il pomeriggio, poi continuiamo a correre durante la giornata e fino alla fine della giornata in cui siamo realmente esausti. Le nostre vite in fondo sono tutte quante una corsa. Corriamo, corriamo, corriamo per necessità, corriamo per voglia, corriamo, corriamo, corriamo. Corriamo quando siamo bambini perché vorremmo diventare più grandi. Però l'altro giorno a cena c'era Luigi che non vedeva l'ora di crescere per andare a scuola. Voleva correre, voleva andare alla stessa scuola del fratello. Poi quando siamo un pochino più grandi vogliamo correre perché arriviamo all'età in cui possiamo avere il patentino per il motorino o per la microcar. Poi quando siamo ancora un pochino più grandi vogliamo correre per uscire dalla scuola dell'obbligo e poi dalla scuola, dal liceo e poi dall'università, perché non ce la facciamo più a studiare. Poi quando ne siamo usciti cominciamo a correre perché vogliamo trovare un lavoro, e nel momento in cui l'abbiamo trovato cominciamo a correre per fare tutte le cose che sono all'interno del lavoro. Corriamo quando prepariamo il matrimonio nostro, corriamo quando prepariamo il matrimonio dei nostri figli, i compleanni dei nostri nipoti, corriamo. Altre persone sono meno fortunate di noi e corrono, corrono. Corrono per paura, lo fanno fuggendo da una guerra, fuggendo da una carestia. Se volete uno spaccato di questa realtà potete parlare a fine culto con i nostri amici migranti, con le nostre persone che abbiamo qua, amici dall'Africa. Ma attenti, non si corre soltanto per paura o per necessità, si corre anche per gioia. Chi è che ha una trentina d'anni, da una trentina d'anni in su, sa bene che abbiamo corso all'appuntamento col nostro fidanzato, con la nostra fidanzata. Abbiamo corso per comprare i regali al nostro sposo, alla nostra sposa, almeno per i primi 2 o 3 anni, poi si rallentano le cose, vero Massimo? Andiamo più lentamente. Abbiamo corso in ospedale per andare a trovare il nostro figlio. Abbiamo corso in ospedale per vedere i nostri nipotini appena nati. Sapete, la corsa si associa sempre a un qualche tipo di cambiamento. Correre a cambiare, cambiare la nostra età, cambiamo per crescere, del nostro stato sociale, cambiamo perché corriamo per il lavoro, cambiamo per la nostra, corriamo per la nostra sicurezza, fuggendo da una guerra o da una carestia. Cambiamo per la nostra famiglia, correndo per il matrimonio, per i figli, per il lavoro. Vorrei vedere a voi un breve filmato e poi ne spiegherò. Thank you.
Se siete curiosi, come qualcuno sarà, vi sarete sicuramente fatti alcune domande. Tipo, dove stanno correndo questi due uomini? Chi sono? Perché corrono? Corrono per necessità? Corrono per paura? O corrono per gioia? La corsa di cui parleremo oggi è una corsa che si è svolta una mattina presto, 1985 anni fa. Se fate 2018-33. Ed è lo stesso corridore, uno degli stessi atleti, a raccontarci. Mi vedete la prima slide? Giovanni capitolo 20, dal versetto 1. Il primo giorno della settimana, che era la domenica, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Prossimo. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegati in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non aveva ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. In questo brano ci sono tre protagonisti: Maria Maddalena, Pietro e l'altro discepolo, che è Giovanni, che per modestia, visto che ha scritto stava scrivendo il Vangelo, non ha messo il suo nome. Per cui abbiamo Maria Maddalena, Pietro e Giovanni. Tutti e tre corrono, tutti corrono. Ma il motivo della loro corsa è differente per ciascuno degli atleti di questa competizione, non competitiva. Vediamo la prima slide. La prima corsa è quella di Maria Maddalena. Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta al sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Immaginatevi la scena. Maria è partita di notte e è carica di spezie. È partita probabilmente non avendo dormito un granché. Gesù era morto il venerdì. E questa era la mattina della domenica. Era carica di spezie per curare il corpo del suo Signore. Il corpo di Gesù era una delle poche persone che era rimasta sotto la croce fino alla fine, fino a che non l'avevano deposto dalla croce. Vuole farlo, è intenzionata a farlo, brama di curare il corpo di colui che aveva trasformato la sua vita. Nel Vangelo sappiamo che aveva scacciato 7 demoni da Maria Maddalena. Va e vede, attenzione a questo verbo, al verbo vedere che vedremo, ritorna durante la narrazione. Vede la pietra tolta, non entra per niente e corre da Pietro e da Giovanni. Che tipo di corsa è la sua? Per cosa sta correndo? È una corsa di disperazione. Non le è servito di entrare, non le è servito di entrare dentro, le è bastato vedere la pietra tolta. Maria amava Gesù. Maria non perdeva un attimo per stare fuori lontano da Gesù. Era una delle persone che finanziava la missione di Gesù, dandogli i soldi, per cui evidentemente era anche della capacità di farlo economicamente. Aveva creduto in lui in vita, ma l'aveva visto morire in croce. Ti chiedo, ti sei trovata lì, a
che devi intorno nella vita. Hai creduto in qualcosa o in qualcuno, ma il mondo ha ucciso quella fede. Forse è proprio la fede in Gesù che è morta, che è stata uccisa. Il mondo ha crocifisso la tua fede da bambino, da bambina in Gesù. Perché? Perché in fondo la fede in Gesù è troppo banale, è una cosa vecchia. Meglio qualcosa di più moderno, qualcosa di new age. Ma forse è meglio niente. La giornata di oggi ha molto a che fare. Poi c'è la corsa di Giovanni. E dai, la prossima figlia. Versetti 3 e 5. Pietro e l'altro discepolo, che sappiamo che era Giovanni, uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo, forse più veloce di Pietro, e giunse prima al sepolcro e, chinandosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Anche qui cercate di immaginarvi la scena, no? Maria arriva tutta trafelata da Pietro e da Giovanni. Dice, hanno tolto il corpo, guardate, Gesù non c'è più nella tomba. Pietro e Giovanni dice, ma dai Maria, ti sarei sbagliata di tomba, era notte, hai sbagliato. No, no, Pietro, no Giovanni, realmente non c'è più, la tomba è quella, ma è vuota. A questo punto, come racconta il versetto, Pietro e Giovanni si alzano molto elegantemente, tutti piani, piani, piano piano, perché non la volevano dar vinta proprio a Maria. Si alzano piano piano e appena usciti dalla porta schizzano correndo come 200 metri. Letteralmente vanno di corsa. Ora, Pietro sappiamo che era più grande di età, e poi era più grande proprio come statura, come stazza, era un pescatore, aveva dei muscoli adatti per tirare sui pesi delle reti. Giovanni era più esile, più veloce, per cui stacca senza pietà il compagno di corsa e vince la gara. Arriva, si affaccia sulla tomba, vede, ma non entra. Vede, ma non entra. Che tipo di corsa era la sua? C'era sicuramente più fede della corsa di Maria, ma c'era anche la paura. C'era anche paura. Paura di affacciarsi nella tomba e di scoprire che il corpo di Gesù era ancora sul sarcofago. Che la promessa fatta di risorgere non era vera. Che Gesù era un cadavere. Ti sei trovata lì anche tu qualche volta. Hai creduto in Gesù magari. Magari hai creduto anche onestamente, ma altri hanno detto che Gesù è morto. Gesù è morto. Hai corso per vedere se sia così, ma hai paura di entrare e di sapere di più. Se realmente la cosa in cui hai sperato non è vera, è morta. Anche per te la giornata di oggi ha molto a che fare con la tua corsa. Qui abbiamo l'ultima corsa, quella di Pietro. Versetti 6 e 7. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù. Non per terra, con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Sapete, Pietro ha un carattere forte, molto positivo, molto. È quello che afferma senza dubbi, sì, signore, io non ti rinnegherò mai nessuna cosa al mondo. E poi lo rinnega più volte. È quello che quando sono venuti ad arrestarlo, ha preso la spada e ha fatto una fettina dell'orecchio del servo del sacerdote. È uno forte, ha un carattere. Per cui arriva e entra senza indugiare, non aspetta, e comincia a controllare. Allora, le fasce sono lì, per terra, non sono strappate, mentre il sudario è dall'altra parte, piegato e riposto. Che strano.
La sua corsa forse non è pietamente religiosa, perché anche lui spaventato del sapere che il corpo di Gesù non c'era più, ma lo diventa quando entra all'interno della tomba. Sapete, la scena che si presenta agli occhi di Pietro non è la scena di una tomba dove c'è sangue, c'è morte. Le fasce non sono tagliate, sono intatte. Il sudario è riposto da una parte, precisamente. È come se quella tomba non avesse mai ospitato una persona morta, ma una persona viva. Sapete, si dice che all'epoca di Gesù chi aveva dei servitori, chi aveva dei servizi, quando si alzava da tavola, per far capire ai propri servitori che non sarebbe tornato, lasciava il tovagliolo così davanti. Il servitore capiva che aveva finito e prendeva e sparecchiava tutto quanto. Significava: guarda, non torno più a tavola, puoi togliere tutto quanto. Ma se il padrone lasciava sulla tavola il tovagliolo perfettamente ripiegato, quello significava: attento, io sto per tornare, sii pronto a servirmi, io ritornerò. Ora, non sappiamo se sia questo il messaggio che ha fatto capire Giovanni, non c'è scritto nel testo, è un'ipotesi. Ha controllato forse altre evidenze oltre il testo e ha visto l'affidabilità di quello che aveva detto Gesù con quello che vedeva nella tomba vuota. E allora ha creduto. Allora, se sei qui oggi a festeggiare la Pasqua, è forse perché un giorno anche tu hai controllato, come Pietro, le evidenze, l'affidabilità di Gesù nella tua vita e hai creduto. Forse sei qui per questo motivo. Ma sappi che se sei qui per questo motivo, non fartene un vanto, la Pasqua non è soltanto per te. La Pasqua non è riservata a coloro che hanno creduto in Gesù e che credono in Gesù adesso, con una fede forte, con una fede volitiva, con una fede che sfida l'illogicità di non trovare più il corpo di una persona morta all'interno della tomba. La Pasqua è anche se sei come Maria, forse di più per te, se sei come Maria, che hai visto la tua speranza uccisa dal mondo. E la Pasqua è anche se sei come Giovanni. Hai creduto? Hai creduto? Ma non osi sapere di più. No, non mi dite più niente, perché sennò può darsi che non ci credo più, perché temi di perdere quella speranza. La Pasqua parla a ciascuno di noi attraverso un verbo. Quello che diceva all'inizio: vedere. Vide. Anche in questo versetto è vide. Maria Maddalena vide la pietra rimossa. Giovanni vide le fasce a terra ma non entrò. Pietro vide le fasce a terra e vide il sudario impiegato. Vedete. Rifletti su una cosa. Ha bisogno Gesù di togliere la pietra per uscire? Non avrebbe potuto fare come avrebbe fatto la sera stessa, quando i discepoli erano riuniti in una stanza, chiusi a chiave perché avevano paura che li venivano a prendere e li crocifiggevano anche a loro, e lui, senza fare niente, senza aprire porte, senza aprire finestre, entrò e gli disse: pace sia a voi. Non avrebbe potuto fare la stessa maniera? La tomba era aperta non perché serviva a Gesù di uscire. La tomba era aperta perché serve a me e a te, perché alcuni potessero vedere le evidenze e raccontare ad altri che avrebbero creduto in base a quelle evidenze. Qualche versetto sotto, Gesù dirà queste parole:
Giovanni 20, 29, la seconda parte. Beati quelli che non hanno visto e hanno visto. Vorrei vedere insieme a voi come va a finire il filmato. Correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. Vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro. Kepa Kitar! Ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Verso chi stai correndo? Verso chi stai correndo? Stai correndo lontano da Gesù? Perché il mondo ha ucciso le tue speranze? Oppure corri ma non puoi vedere molto? Non puoi vedere molto perché temi di scoprire un cadavere invece di un salvatore. Puoi tornare a casa e pensare che il cristianesimo sia tutta una bugia. Tutta falsità. Che la tomba è vuota per mano di uomini, non dose l'opera essere di Dio. E puoi correre lontano. Oppure puoi tornare a casa credendo realmente che Gesù è risorto. Sì, lo so, Gesù è realmente risorto. Ma avere paura di dire non ha a che fare con la mia vita. E correre, ma dubitando. Ma solo se accetti che Gesù è venuto per farti vedere, per credere all'evidenza del racconto di chi ha visto, allora la potenza, quella stessa potenza che ha mosso la pietra, che ha sciolto le fasce, che ha riposto il sudario e che ha risuscitato Gesù, allora sarà tua. Solo sì. Allora sarai, come dice il versetto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Beati significa semplicemente felici, se tu credi nella potenza della risurrezione di Gesù, se tu credi nella potenza che ha risuscitato Cristo dai morti, allora quella potenza è tua. Verso chi stai correndo? Proviamoci a pregare. Grazie Signore Gesù. Grazie di aver aperto quella pietra, di aver rimosso la pietra, di averla rotolata via, perché potessimo vedere la potenza che ti ha risuscitato.
se tu sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che, che hai udito oggi, prega queste cose siano bene nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio credere all'evidenza della tua resurrezione. Voglio credere a quella potenza che ha ripiegato il sudario e l'ha messo a parte, perché so che tu tornerai. Perché tu l'hai ripiegato dicendo: aspettami perché mi servi. Aspettami perché verrò a portarti via e vorrò portarti con me. E la mia potenza sarà la tua potenza. Signore, aiutami a correre verso di te e a non correre lontano, a correre in fede e non in dubbio, a correre in gioia e non in disperazione. Tutte queste cose le chiedo nel giorno in cui tu ci ricordi che sei risuscitato, Signore Gesù. Nel tuo nome le prego.